Questo è un filarino ed era l'attrezzo che sin da giovinette le donne, le ragazze utilizzavano per produrre, per filare appunto la canapa, cioè passare dalla fibra, diciamo, grezza lavorata pronta per la filatura, pian pianino il filo con le mani, con le dita, veniva attorcigliato e si creava il filo pronto per la tessitura. La bravura era di produrre il filo più sottile possibile. La fibra veniva avvolta su questo supporto leggero, chiamato la rocca, e pian pianino veniva tenuto sotto, diciamo, la selle, circa in questo modo, per farlo girare, per farlo srotolare. Con le dita si attorcigliava il filo, cadeva in maniera cadenzata. E col piede si manteneva in movimento questa ruota, in questo modo, che faceva girare questa, diciamo, questo, come possiamo chiamarlo, questo è una farfalla, la papaya in dialetto si chiamava, che era questo supporto che attorcigliava il filo sulla spoletta, sulla cannella vera e propria, ecco. Poi dopo, al termine del lavoro, si staccava, si toglieva e questo era il filo pronto per essere messo alla tessitura. Questo lavoro non era un caso se veniva insegnato alle ragazze fin da giovani. Intanto perché le donne dovevano saper filare e saper tessere. Il proverbio stesso dice quando Berta filava, per indicare da tempo immemorabile. Ed era una conoscenza che era richiesta quasi in dote da una moglie una volta. Ma dobbiamo pensare che questo non era maschilismo, era stretta necessità nella economia domestica campagnola. Non c'era spazio per le partigianerie. E poi c'è un aneddoto bellissimo che si trasmette ancora oggi. Perché dov'è che si filava? Intanto la filatura era un lavoro familiare, per non dire anche comunitario, ci si ritrovava nelle stalle perché erano in ambienti caldi. Quindi cosa capitava? Che mentre le donne, era il classico lavoro invernale, quando nella campagna non c'era altro da fare e non c'erano tempi morti nella campagna. Se fuori pioveva si lavorava in casa. Mentre le donne filavano e quindi attendevano alla produzione dei filati per la tessitura dei lenzuoli, delle tovaglie, gli uomini avevano un attimo di riposo e giocavano a carte, classicamente. I bambini, magari anche loro, giocavano in un angolo con le biglie o con i dadi. Poteva esserci un cantastorie o qualcuno del paese che raccontava una storia e allora tutti si ascoltava la vicenda, si raccontava la partita, ecco, il partito, i racconti. E poi era l'occasione anche per chi veniva da fuori, magari si era un po' innamorato di una ragazza, di fare conoscenza con la ragazza e con la famiglia. Ma siccome ciascuno doveva stare al suo posto, naturalmente se la ragazza filava, il ragazzo non poteva fare altro, non si potevano mettere le mani addosso, diciamo così. E quindi ciascuno stava al suo posto, educato e composto, secondo un ordine, una gerarchia, sociale che si tramandava da sempre. E questo è il motivo per cui quando due ragazzi, soprattutto se giovani, sono, diciamo, vagheggiano, sono un po' innamorati, si dice che sono filarini o che filano insieme. E in dialetto argeva qual'ale mi filarin. O la mi filarena, ma più facilmente al mi filarene. Il filarino era l'attrezzo e poi questa parola è passata a indicare il moroso, il fidanzato non ancora ufficiale, ma che si sarebbe ufficializzato in fretta mentre la ragazza filava.